In famiglia ho avuto uno zio, purtroppo non c'è più, che è da sempre stato tifoso interista e mi ha spinto innanzitutto a seguire la squadra dei vari Facchetti, Boninsegna, Mazzola, e portandomi a San Siro e da lì ho scoperto veramente un mondo nuovo, un mondo nel quale avrei avuto la voglia, la volontà di farne parte. Mia madre lavorava come cameriera alla mensa dell'Intendenza di Finanza di Milano, aveva conosciuto un cliente appunto che andava a mangiare, era un allenatore del Calcio Como, e parlando così disse: sai, io ho un figlio che insomma ha sempre il pallone, se lo porta anche a letto. E lui, incuriosito da questa cosa, ha detto: ma me lo porti a far vedere. Da lì ho fatto il primo provino e mi presero subito. Non potevo già far parte della società del Calcio Como perché ero troppo piccolo, mi mandarono in prestito ad una società dilettantistica di Milano, io sono di Milano, che si chiama Garibaldina, la voglio menzionare perché per me è stato proprio il primo passo, ecco, verso questa meravigliosa esperienza, e da lì è iniziato tutto il mio percorso, per cui dall'età di 6 anni, 7 anni. L'apice è stato quando vincemmo con la Juventus la Coppa UEFA. Ho avuto l'onore di giocare con giocatori come Baggio, come Vialli, come Köhler, come Giulio Cesar. Ero un gregario al servizio di questi grandissimi talenti. E poi la mia esperienza qui a Bologna dove ho giocato 7 anni e dove ogni anno sono riuscito, assieme alla squadra, ad arrivare all'obiettivo prefissato. La mia gioia più grande è la seconda promozione in Serie A, che veniva da una cavalcata partendo dalla Serie C nel lontano 94, se non sbaglio, e quella è stata, penso, la soddisfazione più bella, cioè coronare un sogno partendo appunto dalla Serie C. Io arrivai a Bologna dall'ospitaletto, era l'87, dopo 6 partite in cui avevo cominciato a dimostrare insomma il mio valore, avevo 20 anni, 21 anni, mi ruppi il legamento crociato anteriore, e lì fu una delusione, diciamo, non si può dire una vera e propria delusione, ma un momento comunque drammatico. Però ebbi la forza, assieme insomma, al gruppo del Bologna, di poter recuperare alla svelta e ripresi. Un'altra delusione fu la sconfitta nello spareggio con la SPAL, che mandò tutti i nostri sogni proprio a scatafascio, però ci rifacemmo l'anno dopo. E poi basta delusioni, parliamo di cose belle. Il calcio, abbinato un po' ai valori che trasmette la famiglia di solito, mi ha dato una filosofia di vita. La mia indole credo sia sempre stata la stessa, e di conseguenza ho cercato di dare tutto me stesso, e per cui lo sport e il calcio, interpretato nella maniera giusta, può sicuramente farti crescere dal punto di vista sociale, dal punto di vista della vita stessa, dal punto di vista dell'opportunità che ti dà di confrontarti con gli altri, di crescere anche nelle difficoltà, di aver bisogno del tuo compagno piuttosto che dell'allenatore, e di metterti al servizio loro quando ne hanno bisogno loro. Il consiglio ai giovani d'oggi, quindicenni, è quello di ascoltare i più grandi e di riuscire a battezzare, no? La persona giusta che può aiutarti, avere sempre un'attitudine verso quello che stai facendo, in questo caso magari parliamo di calcio, ma mettere in campo un po' tutta la passione, no? L'entusiasmo che uno ha dentro per potersi esprimere al massimo. È una sorta di forma, di contenitore nel quale cerchiamo di trasmettere quelli che sono i veri valori dello sport. Io credo che sia un bellissimo percorso che abbiamo iniziato 2 anni fa e che ha veramente tanta voglia di proseguire e coinvolgere più ragazzi possibili. Credo che insomma, Bologna sia il punto di partenza, e vi aspettiamo tutti.